Facciamo ora un salto indietro nel tempo, nel consueto viaggio quotidiano nella memoria in cui ci accompagna Rocco Brancati. Fu la prima donna ad essere condannata alla sedia elettrica il 19 agosto del 1895. Maria Barbella di Ferrandina, il 26 aprile di quell'anno a New York, in un locale pubblico di Manhattan, uccise con un colpo di rasoio alla gola l'uomo che l'aveva sedotta ed abbandonata, Domenico Cataldo, anche lui lucano, originario di Chiaromonte, di professione lustrascarpe, che stava per ritornare in Italia. Della sua storia, la storia della signora di Sing Sing, si occupò una ricca ereditiera americana, la contessa Cora Slocomb, sposata con un nobile fruilano, la quale riuscì a farla liberare. Il verdetto era ingiusto perché non c'erano italiani in giuria e Maria Barbella non era in grado di parlare e capire l'inglese. Fu quella la prima battaglia contro la pena capitale della storia. Gli avvocati difensori riuscirono a ribaltare la sentenza presso la Suprema Corte di New York. La seduzione e la violenza subita avevano infatti causato, nella donna, epilessia e pazzia. Per questo motivo i giudici la dichiararono non colpevole. Dopo la liberazione, Maria Barbella sposò un altro immigrato italiano, Francesco Bruno, il 4 novembre del 1897. Nel 1899 ebbe anche un figlio che chiamò Federico. Nel 1902 ritornò in Italia con tutta la famiglia e i genitori. Nulla si sa della sua vita dopo quella data. Uno spettacolo, Dal braccio della morte alla vita, a cura della compagnia Senza Teatro, ricorda Maria Barbella. Uno spettacolo emozionante e struggente che sarà rimesso in scena questa sera presso il Centro per la Creatività a Marconia di Pisticci.